La morte del presidente Berlusconi ci lascia senza parole, ci lascia sconvolti perché con lui se ne va un pezzo importante della vita di tanta gente, della vita anche politica di tante persone che in lui hanno riposto fiducia, speranza. È stato un uomo di un livello altissimo, ha scritto la storia di questo paese, ne ha combattuto anche i limiti di questo paese perché è stato vittima di una serie di infinita di attacchi alla persona prima ancora che al politico. Il presidente penso che abbia dato tanto a questo paese, l'ha amato infinitamente, è stato un uomo che ha scritto la storia del calcio, della politica, della televisione, del fare impresa, e penso che il paese tutto debba essere grato a questa figura importante. Non posso mai dimenticare quando circa 10 anni fa il presidente chiese a tutti i dirigenti italiani, ne scelse una 50 tra i più performanti, più bravi, più presenti sul territorio, e tra questi fui scelto anch'io, fui onorato di essere invitato a casa sua e ci confrontammo come tra amici. Ecco, questa era una delle grandi doti di quest'uomo, che nonostante la sua importanza rimaneva vicinissimo alle persone. E perciò il fatto di quando raccontava le barzellette, di quando, perché Berlusconi era così, era uno della gente, con la gente, era uno per la gente, ed è stata una delle sue più grandi doti. Credo che il mondo tutto lo ricorderà con dispiacere, perché credo che lascerà un grande vuoto sia nel panorama politico, ma nel cuore di quanti sono cresciuti con la sua figura, con il suo mito.